Noi oggi parleremo della cultura delle vendite, quindi parleremo di come sia importante per chi si occupa di questo mestiere così affascinante capire come l'aspetto talentuoso diventi veramente un elemento strategico per il successo delle organizzazioni, delle aziende e delle persone. Quindi questo per noi, il talento, è un tema su cui abbiamo lavorato molto noi in questi anni. Infatti mi fa piacere anche a questo tavolo che ci sia la dottoressa Gabbi, adesso passerò a presentare tutti i nostri ospiti, ma con la dottoressa Gabbi abbiamo fatto alcuni passi importanti su questo tema, no? Perché abbiamo fatto diverse indagini, proprio per capire anche le aziende che tipo di attenzione pongono alla persona, no? Perché siamo tutti bravi a selezionare le persone giuste, magari anche a trovare nel breve anche il posto giusto a queste persone. Ma le persone, come noi sappiamo, all'interno dell'organizzazione hanno una loro evoluzione, hanno una loro crescita. Ecco, bisogna accompagnare questa crescita. E bisogna lavorare moltissimo per lo sviluppo e per la retention. Guardate che oggi le aziende, le più competitive, puntano soprattutto sulla capacità di risorse giovani e anche non troppo giovani, ma capaci di innovarsi continuamente, di affrontare nuovi business, di affrontare nuovi mercati, nuove sfide, nuovi prodotti, nuove tecnologie. Oggi l'innovazione è diventato il denominatore comune per lo sviluppo delle nostre imprese e lo deve diventare anche per le persone. Quindi noi qui parliamo di due percorsi di grandissimo prestigio, di grandissima, come dicevo, importanza strategica, che vanno proprio nell'indirizzo dell'accompagnare l'innovazione nelle imprese. Quindi noi oggi parleremo, prima di Sales Start, quindi di cultura delle vendite. Ringrazio fin da ora il nostro coordinatore del progetto Alessio Giacchinica, che peraltro ha curato con noi anche un bellissimo master che abbiamo fatto quest'anno per la Fondazione CRT Talenti per l'Expo, che ha avuto molto successo e che speriamo di rinnovare anche per il 2016. Ma ringrazio qui a fianco a me De Carolis, l'amico Antonio, presidente del Club Dirigenti Marketing. Voi sapete che la nostra associazione ha una ricchezza importantissima, che da un lato sono sicuramente le aziende, ma le aziende sono fatte di persone, sono fatte di professionisti. Al nostro interno, nel mondo associativo, e devo dire che i professionisti che sono presenti all'interno delle nostre aziende si raggruppano, si vedono, sono un gruppo di professionisti importantissimi. Questi club hanno un successo straordinario. E De Carolis, che ci segue da sempre in questo master, in questo percorso, dicevo, di eccellenza, è il presidente di questo club. E con lui sono nate tantissime iniziative, ma direi soprattutto proprio con questa grandissima attenzione alle persone e alla loro capacità di innovarsi, cercando sempre di capire come, rispetto al mondo che cambia, che noi sappiamo ormai che è il fattore che ci attraversa la vita, i giorni, i minuti, il cambiamento, ecco, come cercare di adeguare i nostri prodotti formativi a questo fattore. E direi che ci giochiamo tutto, perché le aziende oggi vogliono persone assolutamente capaci, assolutamente responsabili. Sono lontani i modelli in cui si chiedeva molto alle persone di avere soprattutto anche la capacità di controllo. Oggi la delega deve essere diffusa, la responsabilizzazione diffusa, la consapevolezza del ruolo, la capacità comunque di intravedere anche nuovi business, di partecipare allo sviluppo dell'azienda. Noi, come sapete, siamo anche dei grandi portatori del verbo dell'imagining, no? E mai come questa filosofia oggi trova
un legame molto forte anche con l'identità di Skillab e con la formazione, perché in quel modello organizzativo l'uomo è al centro e quindi una società che fa formazione non può che dare attenzione alla persona, alla risorsa. Si continua a chiamare risorsa perché effettivamente non è mai stata una bella parola, devo dire. Però forse ci dà l'idea della potenzialità delle cose che la persona può fare, no? Delle capacità che può ancora esprimere e sempre di più. Quindi è importantissimo, come dicevo, nelle aziende avere questa grande possibilità di accompagnare lo sviluppo delle persone, proprio perché tutti noi cresciamo all'interno dell'organizzazione. Tutti noi seguiamo un'onda della contaminazione. Più l'azienda si innova, più avremo delle persone capaci di rispondere alle sfide, capaci anche di apprendere cose nuove. Più lavoriamo sempre con lo stesso metodo, e più, come dire, comunichiamo di meno anche all'interno delle nostre aziende, e più anche, diciamo, non permettiamo che all'interno dell'azienda non ci sia una valorizzazione di quello che è il potenziale della persona, no? Quindi una volta si diceva, si faceva molto il job rotation, che è importante, però oggi si fa con un'altra filosofia, cioè oggi non lo si fa solo perché la persona deve essere poliedrica, ma soprattutto perché dobbiamo saper puntare maggiormente su alcune persone che costituiscono effettivamente il business, il nuovo potenziale di business delle nostre organizzazioni. Per cui, ecco, dicevo, denominatore comune, quindi l'aspetto talentuoso, la cultura delle vendite e poi il programma proprio manageriale dello sviluppo del talento. Ecco, noi oggi quindi passeremo e darei subito la parola ad Antonio, perché abbiamo voluto in questa prima parte, lui ha sempre fatto un intervento, direi, come presidente del club, e dicendo che la vendita è importantissima, no? Che la cultura della vendita, ed è verissimo, ma lui da sempre è un uomo di sviluppo ed è sempre stato in aziende in cui lo sviluppo è stato al centro, e quindi ha seguito per tantissimi anni persone delle vendite nell'ambito di un'azienda importantissima per il mese, che è la SEAT, la pagina gialla. No, Stipper è la Telecom. Ah, ecco la Telecom. Poi Stipper, sì, poi Telecom. E oggi invece ricopre un ruolo importantissimo all'interno di un'assicurazione importante per la gialla.